padre in questi anni e abbiamo coronato questa nostra passione invitandolo a Gorizia. Ed è proprio questa idea di aver studiato il cinema, scritto il cinema e infine realizzato il film anche da regista, senza che queste tre dimensioni venissero mai meno, perché sono molto intrecciate. Ed è proprio questo che volevo chiedergli, come dire, insomma, queste tre dimensioni del fare cinema, se per lui sono la stessa cosa, come era stato un po' in fondo per la Volo Largo, oppure se le considera tre differenti pratiche del fare cinema, sia pure tutte quante da lui utilizzate nel corso della carriera. Sia critico che regista, perché ci sono troppi ego molto grandi e troppe pelli troppo sottili, ci dice lui letteralmente. Yeah, it wasn't so much that I desired the... Well, I began as a journalist and a critic, and part of me still is. I do write from time to time. But unfortunately, in the film business, it is not possible to be both a critic and a director. There's too many thin skins, too many large egos to allow you to do both. Sì, io sono nato, ci dice Corrado, proprio come giornalista e critico nel mondo del cinema e in parte lo sono ancora perché ancora scrivo. Purtroppo tuttavia nell'industria cinematografica non è possibile. Prestige of being a screenwriter or director was that I had come to a place in my life where non-fiction was not addressing certain psychological problems I was having. I had to move into the world of fiction. And I moved into the world of screenwriting because that was the kind of fiction I knew. Non è tanto il fatto che io volessi perseguire la fama e il prestigio dedicandomi al lavoro di sceneggiatura o di regia, ma era che il lavoro che fosse non-fiction non corrispondeva ai bisogni psicologici, dei problemi che io all'epoca sentivo, ed è quindi alla fiction che dovevo ricorrere e lo feci nell'unico modo che mi era consono, e cioè nel mondo del cinema. And this was at the time of a Taxi Driver, and that character was a kind of a animal that was growing inside me, as it does and grows inside many young men. And I had to write about that animal so that I wouldn't become that animal. And in that process, I ended up becoming a screenwriter. Mi riferisco all'epoca del Taxi Driver, in cui ho creato e descritto questo ruolo, questo personaggio, che nello stesso tempo corrispondeva all'animale, alla bestia che io sentivo in me e che volevo in qualche modo combattere, un animale che sentivo dentro di me e che è comune a molti altri giovani. E dovevo quindi scriverlo, descriverlo, ed è così che diventai uno sceneggiatore. At times like this, I'm reminded of a line of dialogue from Chinatown, written by Bob Town. And in that film, John Huston's character says that whores, buildings, and politicians all become respectful if they last long. E a questo riguardo mi ricordo sempre di una battuta del film Chinatown in cui il personaggio che era
John Huston disse a un certo punto: i cavalli, gli edifici e i politici diventano tutti molto importanti quando riescono a durare abbastanza lungo. So we just had a politician and we're in an old building, so I guess that leaves the other one for me. Quindi qui abbiamo un politico di lunga durata, abbiamo un edificio in cui ci troviamo che certamente ha superato la prova del tempo e quindi il terzo ruolo rimane a me. Bene, direi quindi che è possibile a questo punto aprire le domande e già una analtà tra cultura e natale. Volevo chiedere a Paul Schneider che cosa pensa di questa piccola rivoluzione introdotta negli ultimi anni dalle serie televisive più innovative come The Shield, 24 e così via, che si basano profondamente sul valore della sceneggiatura e della scrittura, considerato che per anni uno dei conflitti principali a Hollywood dopo gli anni 70 soprattutto è stato quello che opponeva gli scrittori alla macchina della produzione. Quindi questa è la prima domanda, il piccolo corollario sarebbe se ha mai immaginato se stesso come autore di una serie TV nella quale poter esprimere liberamente tutte le sue la sua personalità di sceneggiatore e scrittore. Movies for me, I think, are becoming more and more the art form. The movies we have known that no longer, in the commercial context, at least in America, deal with serious drama. That has become something of the past, unfortunately. And so serious drama has now migrated in the U.S. into episodic cable television. And that's where the best writing is being done. That's where the best writers are found. Bene, quello che lei mi pone è una domanda che apre un'area vastissima, ci si potrebbe discutere a lungo. Ovviamente il cinema, quello che noi conosciamo come cinema tradizionale, si può catalogare come una forma d'arte del XX secolo. Nel contesto commerciale attuale, il film, il film serio, drammatico, con contenuti drammatici, per vari motivi non è più possibile. Ed è per questo motivo che il contenuto drammatico è emigrato negli ultimi tempi nelle serie TV trasmesse dalla TV via cavo. Ed è proprio lì che c'è la palestra, diciamo, migliore per i più bravi sceneggiatori e per i più bravi scrittori di cinema. I've been able to hang on to doing serious work for the cinema, but I don't know how much longer I can do that. And certainly I've thought about moving my talents over to television. The drawback for me is that once you get involved in episodic television, it takes over your life, and you do that for 3, 4, or 5 years if you're lucky. So I would prefer to keep moving from thing to thing, doing different kinds of films. But it's becoming harder and harder to do that. Sì, certamente io ho anche pensato alla televisione, in quanto indubbiamente io sono riuscito finora a mantenere il mio lavoro e la mia funzione nell'ambito del cinema tradizionale, però mi chiedo per quanto tempo potrò ancora continuare a fare questo tipo di cinema. E quindi ho indubbiamente già pensato, immaginato di trasferire il mio talento nel settore televisivo, nella produzione di serie televisive.
Il problema lì è che una volta che si comincia, questa attività tende ad assorbire tutta la vita professionale e si continua a farlo per 4 o 5 anni se si è fortunati. Per il momento preferisco dedicare il mio talento, la mia attenzione a diverse forme di espressione cinematografica, andando un po' avanti e indietro tra i vari settori, ecco, cosa che però sta diventando sempre più difficile da fare.